Vai. Buongiorno Alessandro Pietta, titolare con tuo fratello Alberto di FAP Pietta di Gussago in provincia di Brescia. Come stai? Com'è la situazione? Ti vedo bene comunque. Buongiorno a tutti, ciao Massimo. Sì, mi trovi bene, mi trovi su di morale, mi trovi allegro come non lo ero da almeno 2 mesi, da quando abbiamo effettivamente potuto ricominciare a lavorare. Perché a differenza di tanti altri, noi abbiamo avuto l'autorizzazione del prefetto in data 8 di aprile e abbiamo, dopo il lockdown forzato di diverse settimane, riattivato la nostra non a pieno ritmo, ovviamente, per mille problematiche legate a fornitori esterni, una filiera che non era ripartita e comunque una situazione particolare, però questo ha ridato voglia, stimolo, allegria in un momento un po' grigio della storia. Certo. Senti, quindi voi vi eravate già attrezzati con la sicurezza per quanto riguarda l'attività lavorativa. Voi siete repliche produttori di repliche di tiro per il tiro western, soprattutto, ma non solo ovviamente, per il mercato statunitense. Che notizie avete da quel mercato? Anche là, insomma, mi pare che comunque le aziende del settore armiero e qualche armeria, o quantomeno la maggior parte delle armerie, sono rimaste aperte. Allora, facciamo due discorsi. Il primo per quanto riguarda la nostra organizzazione, poi ti rispondo sul mercato americano. Noi Certo. prima del lockdown avevamo chiuso per coscienza personale perché non ci sentivamo tranquilli nei nostri confronti, nelle nostre famiglie, né tantomeno nei confronti della nostra maestranza. È Abbiamo giusto preso dirlo, una certo. settimana, sì, abbiamo preso una settimana di tempo per riorganizzare le procedure interne, per crearle, perché giustamente una pandemia nuova era da studiare, da valutare, da pensare per garantire la sicurezza. Abbiamo scritto, abbiamo acquistato, abbiamo provveduto a ottemperare a quelle che erano, secondo la nostra logica, il nostro criterio, la sicurezza aziendale. Poi ovviamente è uscito il decreto sicurezza e sanità nella Lombardia, quindi ci siamo confrontati anche con quello. La settimana di pausa ci è servita, belli, pronti, via, partiamo. Purtroppo poi è arrivato il lockdown nazionale, quindi abbiamo semplicemente posticipato quello che noi eravamo già pronti a fare dall'8 di marzo. Per quanto riguarda il mercato in questo momento, soprattutto quello americano, è un mercato molto particolare che sta cannibalizzando tutto ciò che spara, a prescindere dalla tipologia di arma corta, arma lunga, difesa, caccia, qualsiasi cosa. Ovviamente stanno svuotando i magazzini dei grandi distributori, stanno comprando impossibile, a differenza nostra, dove la nostra sicurezza è lasciata al buon senso del cittadino, l'americano in questi momenti di crisi tende a pensare molto alla propria sicurezza. Noi abbiamo visto, sentito, perché ovviamente in queste settimane di chiusura i contatti con i clienti erano all'ordine del giorno, via conferenze stampa, chiamate, email, e questa voglia di acquistare era dovuta alla paura e all'incertezza, paura che ben conosciamo perché effettivamente noi la stiamo ancora vivendo. Quindi il mercato americano, che è quello che traina il mondo nero, in questo momento è un idrolo, sta comprando tutto ciò che fa buco. Quindi anche noi siamo presi nel produrre queste armi, più che avancarica, ovviamente le Center Fire, quindi 45 Colt, 357 Magnum, 44 Magnum. Qualsiasi calibro possa essere utilizzato per la difesa personale. Quindi non siamo più solo legati al tiro western, ma siamo legati anche alla difesa abitativa, personale, ai Beh, nostri questa carri. mi sembra una buona notizia, diciamo, per i produttori italiani in genere, chiaramente. Sì, e ti faccio anche una battuta. A novembre, quando abbiamo incontrato i primi distributori, che chiedevamo come sarà l'anno, ci dicevano avremo bisogno di un anno delle elezioni, perché non dimentichiamoci che questo è l'anno delle elezioni, in cui i democratici possano vincere per rivedere un mercato che ripara. Non ci sono arrivati i democratici, è arrivato il Covid-19 che ha dato una botta improvvisa a un mercato che era stagnante. Quindi Certo. nel male c'è. Cerchiamo di vedere una punta di bene, ecco, Guarda, senz'altro. è quello che è stato il mantra di queste settimane.
questa chiusura, queste difficoltà sono state affrontate con la voglia di trovare la positività. Quindi non vedere solo il problema, ma vedere un'opportunità, ad esempio, nostra aziendale, per riorganizzare i cicli di lavoro, per studiare meglio i prototipi, per migliorare, implementare quelle che sono le quotidianità che nel momento in cui lavori magari ti sfugge. Quindi, come sempre, da bravi imprenditori, si cerca il lato positivo, certo, di ogni disgrazia. Ma senti, voi comunque vi eravate già messi avanti, diciamo, in periodo non sospetto, nel senso che avevate comunque già preparato effettivamente una valanga di novità, che per la verità per il mercato europeo evidentemente non avete potuto presentare se non nel nostro virtual European Fair, attraverso appunto il nostro sito, una valanga di single action e addirittura una 1911 e naturalmente anche per la caccia. Questo per spiegare che Piet effettivamente non è soltanto repliche per il tiro western, e anche una delle nuove versioni della carabina semiautomatica Kronos. Come pensate di muovervi nel secondo semestre del 2020 su questi prodotti? Ovviamente marzo, quindi IVA, era una piazza perfetta per presentare tutto quello che volevamo e avevamo in mente per il 2020. Abbiamo anche noi creato il nostro virtual tramite i nostri social, in cui abbiamo dato delle pillole per le novità che verranno presentate a questo punto a ottobre del 2020, è la primissima fiera che andremo a fare in America. Ovviamente i tempi sono dilatati di 60 giorni, questo lockdown porta dei ritardi, però da settembre, per quanto riguarda il mercato europeo, saremo pronti con la presentazione della Kronos, con le nuove versioni, quindi il calcio sintetico, nuovi sistemi di bloccaggio della canna, dei punti rossi, degli accessori. Per quanto riguarda l'arma corta, quindi la singolazione, sono versioni già pronte, già stabili. Anche il nuovo catalogo sarebbe dovuto essere pronto per marzo, verrà fatto per giugno a questo punto. Però pensiamo che di lavorare per la seconda metà come presentazione. Per quanto riguarda la 1911, abbiamo fatto i primi campioni, stiamo ancora testando all'interno quella che è la qualità di questa semiautomatica prodotta dalla nostra azienda. Non votata alla storicità. L'idea mia di Alberto non è quella di presentare un'altra 911, sul mercato ce ne sono tante, ma di presentare una replica dell'arma prodotta durante la prima guerra mondiale. Quindi un po' più di attenzione, visto che la nostra azienda è conosciuta per le repliche, quelli che sono i cenni storici di quest'arma, certo, che a livello personale reputo essere sempre stata la mia preferita. Nel momento in cui siamo riusciti a progettarla e a realizzarla, non dico che un mio sogno sia avverato, però diciamo che un pur parlay che dura da 15 anni è diventato realtà. Quindi sono molto contento. 2020 memorabile per tanti motivi, insomma. Ricordiamocelo per quelli buoni, va? Senti, comunque noi siamo pronti, noi come Armietino siamo pronti, il mercato ci auguriamo che si prepari, perché attendiamo la riapertura ovviamente delle armerie, dei campi di tiro, degli ATC e delle riserve di caccia e della stagione di caccia, ovviamente la terza domenica di settembre. Voi siete paladini del Made in Italy, come molte aziende armiere della Valtrompia e non soltanto. Credi che il governo abbia in mente una vera politica di supporto alle aziende, diciamo in generale? Poi sappiamo che il nostro è un settore un po' particolare. Ma che brutta domanda. Facciamo una premessa, perché di politica non mi sono mai permesso di parlare se non tra amici al bar. Io sono per il fare, che sia destra, sinistra, centro, giallo, rosso, verde, personalmente mi interessa poco. Io amo le persone che hanno potere decisionale, hanno idee chiare, ci provano e come sempre chi non risica non rovina. Quindi non condanno chi ci prova.
Io in questo momento faccio fatica a vedere il nostro governo e a parlarne bene, perché non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo. È verissimo che è una pandemia, è verissimo che è una situazione anomala, è verissimo che nessuno sa come ci si debba comportare. Io ho apprezzato e ho fatto i complimenti al sindaco del mio paese, Gussago, che è di lista civica, ma tendenzialmente di sinistra, perché nelle prime settimane è stato lodevole. C'è scritto che Gussago è fortunata ad avere un generale come lui al comando. Ad oggi me ne ricredo, perché è subentrata la politica. Sono subentrati un po' i giochini che stiamo vedendo tutti a livello nazionale e a livello regionale. Quindi io mi auguravo più attenzione alla realtà del popolo italiano. Il buon senso. Il buon senso, perché manca. Alla fine il buon senso. I 600 euro tanto criticati, la cassa integrazione che non è ancora arrivata, i famosi prestiti. Sì, sono passate 8 settimane e nessuno ha ancora visto niente. Quindi francamente deve essere... Salvini, poteva essere Berlusconi, poteva essere Zingarelli, purtroppo è Conte e chi con lui non stanno capendo la gravità della situazione, perché alcune aziende che, come la nostra, votate all'esportazione, possono ancora sopravvivere. Aziende più piccole, dove il mercato principale è il mercato italiano. Io penso ai bar, penso ai ristoranti, penso anche ai piccoli nel nostro settore, armieri che riparano fucili per i privati, quindi che vivono sul privato, difficilmente potranno trovare delle soluzioni dall'oggi al domani, perché come azienda noi non ci siamo ancora mossi per chiedere nessun tipo di supporto al governo. Stiamo cercando di ritardare il più possibile, ci stiamo muovendo con i nostri clienti, con le spedizioni, con degli, magari anticipo su dei pagamenti, cerchiamo di trovare la liquidità all'interno della nostra rete aziendale. Però se io penso al piccolo armiere che vende l'abbigliamento al cacciatore, che non sapremo quando riaprirà, non sapremo cosa farà, non c'è francamente dubbio. La vedo molto grigia. In più a dirgli, ti do 25.000 euro che mi devi ridare tra 2 anni e poi mi dirà tutti tra 6, a me, ripeto, la Merkel non è mai piaciuta, però intanto avevi bisogno e i soldi ti sono arrivati. E mi pare che comunque la Germania non si sia mai fermata in realtà, quindi... Non si è mai fermata perché si è mossa con criterio. Il notizio di oggi del nostro giornale di Brescia, che non avevo ancora letto, Covid-19 per gli ammalati in azienda è considerato infortunio sul lavoro. Certo. Quindi, come tutte le cose, c'è da caricare i titolari di azienda di responsabilità già importanti per qualcosa che loro stessi non volevano attribuirsi, perché due settimane fa il tentativo che hanno fatto di farsi ripararsi le palle. Quindi caricano su di noi la responsabilità, certo, di far ripartire una nazione e in più la responsabilità penale di qualcosa che loro non sono stati in grado di controllare. Beh, sì, Alessandro, non è purtroppo non ci è alieno a noi come italiani questo fatto e diciamo che non possiamo che contare sulle nostre di spalle ed è guarda, quello che io... Io spezzo una lancia a favore di Brescia e Bergamo, so che sono di Milano, però io sono spezzo a nostro favore. Certo. Io all'inizio pandemia ho abbassato la bandiera europea e ho lasciato solo la bandiera italiana come segno di supporto alla nazione. Avrei voluto togliere anche quella italiana e mettere quella bresciana. Noi siamo, certo, rimasti soli all'inizio della pandemia, è la seconda città dopo Milano che è stata la più colpita con numeri, come decessi. Ad oggi il bresciano, il bergamasco, il lombardo in generale viene criticato per quello che ha vissuto, per i tentativi che abbiamo fatto per andarne fuori, per riuscire a sopravvivere, e domani, quando tutto sarà passato, ci verranno ancora a chiedere il nostro supporto, quando ad oggi noi avremmo voluto anche solo una pacca sulla spalla. Quindi, sì, francamente, io quello che chiedo al nostro governo è lasciateci lavorare, perché noi abbiamo bisogno solo di, certo, questo. Tutto il resto sono stronzate. Ma sai, questa è naturalmente una posizione condivisibile. Io ritengo
però che almeno in questa nostra filiera si debba provare a essere per una volta, andare tutti nella stessa direzione, quindi evidentemente per esempio chiedere quello che ci è dovuto, secondo me, sfruttando tutti i canali che la filiera ha a disposizione. Io credo che al di là dell'ispirarci allo stellone italico, no, che ci ha sempre salvato, o alla creatività, chiamiamola forse con il suo nome più corretto, la creatività, il patrimonio di idee e di tradizioni, dobbiamo pensare in questa direzione, andare unitariamente almeno questa filiera, ecco. Dobbiamo, anche perché se non riusciamo a muoverci tramite il consorzio, tramite l'AMPA, tramite le riviste, comunque qualsiasi persona sia in grado di parlare per noi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, non avremo lunga vita, perché è in questo momento che il nostro settore si deve compattare intorno a un'unica voce, a un'unica persona che sappia raccogliere le idee, sappia fare un riassunto di quello che sono le mille problematiche che ogni azienda ha e anche i tanti punti d'orgoglio che ognuno di noi ha. Certo. Quindi se faccia portatore di quello che sono le reali necessità di ogni singola. Bisognerà realtà. Anche finalmente riuscire a tradurlo all'esterno, questo fatto. Comunque, noi ci siamo per quanto possiamo fare, ovviamente, quello che stiamo cercando di fare, quindi tenere, diciamo, un filo di comunicazione sempre aperto, sempre acceso sul sistema, e non posso che augurare in bocca al lupo, perché ovviamente l'in bocca al lupo che auguro a te e anche a me stesso, perché certo, ovviamente anche noi facciamo la nostra parte. Quindi pollice alto, Alessandro, grazie di tutto. Sempre Massimo, buona giornata. A presto. A tutti. Ciao, grazie.